con noi, Federico. Quando? La settimana prossima. Sì. Federico, parlo un po' dell'avvocato Lasca. No. Sì. È sparzalissimo. Che significa, caro Federico? Significa che sei qui. Di cintura pelvica. Sono che ti fanno la barba da dietro, capito? Perché? Non ti faccio rompere la mente. Non faccio rompere la mente. Sono puro. Si proibite. Sono puro, sono, eh? Ma sei verde, ecco, perché nessuno ti può penetrare, capito? Ho capito, capito. Va bene. Capito. Io lo fa, che mi rompi, che mi viene dentro. Non mi piace, eh? Federico. Io mo sto in giro, devi dire che io ho parlato ieri. Senti, facciamo così, domani sera alle 7. Domani sera alle 7, raga, di che il mister non è venuto perché oggi stava a parte del bitetto. E poi sono rimasto che, siccome stava solo un ragazzo, non sapevo più che, poi non ho detto più niente, capito? Pensavo che si doveva, mi senti Vito? Pronto? Ciao Vito, gli dici domani sera alle 7, domani sera alle 7 facciamo allenamento perché oggi ho giocato la prima squadra e quindi... Allora, martedì prossimo, di che non abbiamo fatto più l'allenamento perché oggi c'è la partita dei grandi, quindi non pensavo in quanti ragazzi, perché martedì non è venuto nessuno, è venuto solo battaglia martedì, hai capito? Ma di che martedì non è venuto nessuno, un solo battaglia, quindi non sapevo che risposta dargli, capito? Avevi fatto allenamento solo se venivano qualche duro infortunato, qualche duro che non ha giocato oggi, hai capito? Di dire... mi dici martedì prossimo all'orario, va bene? Di che c'è stata questa cosa qua, perché io ieri poi ho chiamato anche il mister e gli ho detto, ma i ragazzi prima... Se vengono quelli dal 18 verranno solo in due, hai capito? Non valeva la pena di fare una meglio, hai capito? Io dici, di martedì prossimo facciamo, di che abbiamo fatto la partita oggi, quindi... Devo fare l'allenamento oggi, però mi ho messo d'accordo con il mister, siccome è la prima squadra non sono venuto. Allora, Prof, ma oggi sulla Gazzetta abbiamo letto il suo nome, vero? Sì, diciamo. Come diciamo? Giusto per, hanno scritto giusto per riempire due righe. Ma in merito a cosa? In merito al direttivo dell'AIAC della provincia di Bari. Che sta sottovoce oggi, non si sente niente. No, sto facendo la barba, sono impegnato qua sotto i ferri. Sotto i ferri? Sì. Ha paura della gola? Sì. Del corpo. Se mi devo il pizzetto per tutte le mie forze. E poi in campo poi non do più carica al giocatore. Quindi preferisco tenere il pizzetto, questo è il mio segreto. Mister, sappiamo che oggi è andato in missione a Trigiano. Per relazionare Nicola Riso sull'arcobaleno trigiano, cosa ci può anticipare? È una squadra innanzitutto molto muscolare, però a ritmo basso. Però ci sono quei 3-4 giocatori che comunque di qualità, che comunque fanno la differenza in campo. E il punto debole dell'arcobaleno è quello sulla fascia e sugli esterni. Quindi io credo che se il mister prende le giuste direttive, soprattutto sulla fascia, quindi con giocatori di esperienza può benissimo anche fare risultato sul campo di Trigiano. Prof, allora. Ah, dopo questa spruzzata, ci può dare un pronostico per domenica prossima? Secondo me vinciamo 1-0. Gol del Bomba. Sta bene? Sì, e che cosa? Pure quando vado al barbiere mi fate l'intervista, non si può andare più su una parte.
Altro che c'è dal baffone.